Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi. Benvenuti Ed io sono Marco Matarazzi. al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di come leggere il bilancio di un hotel. Puntata speciale quella di oggi, è qui con noi il dottore commercialista Paolo Ferrucci. Buonasera a tutti. Che ci aiuterà a capire come leggere il bilancio di un hotel. Questo perché? Perché l'albergatore è un imprenditore e da imprenditore non si può prescindere dalla lettura dei dati per prendere delle decisioni. Come tale, un albergatore, un imprenditore, deve organizzare la propria attività in modo puntuale e attraverso la lettura dei dati. Molti dati sono già presenti nel software PMS Slope, ma un altro documento decisamente autorevole che dobbiamo prendere in considerazione è proprio il bilancio. Quindi lascio la parola a Paolo. Eccomi, Edoardo ha fatto una premessa nel suo piccolo molto completa, andando a definire quello che è un imprenditore, in quanto la figura di imprenditore è generalizzabile a più attività. Perciò un imprenditore è definibile come un soggetto che deve avviare e gestire un'attività industriale con lo scopo di produrre un bene o un servizio. Perciò anche l'albergatore, in virtù della propria attività, è ritenuto tale. Quindi un imprenditore in qualche modo deve saper delegare, ma deve sapere anche leggere dei dati, deve saper leggere dei numeri. Come accennava Edoardo, una buona parte li troviamo all'interno del PMS, altri dati invece sono, forse la vera cartina tornasole è proprio il bilancio. Oggi infatti volevamo parlare di questo perché è la fonte, il bilancio è la fonte, lì c'è la verità, il sapere vero, ed è importante avere un bilancio ben impostato, e oggi abbiamo bisogno della tua conoscenza in qualità di dottore commercialista per spiegarcelo un pochino meglio, perché è veramente, per chi non è detto ai lavori, è difficile, è ostico come argomento. Assolutamente. Quindi dove partiresti? Riparto da una situazione magari rara, proprio per farvi capire e per confermare l'importanza di un bilancio. Okay. Non a caso il bilancio è il documento che ad una certa data, periodicamente, mi evidenzia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della mia attività. Sono tre termini molto importanti che devono essere visti in un'unica ottica, ma analizzati separatamente. Dunque, devo prendere il mio bilancio ed in base a ciò che voglio valutare lo vado a studiare sotto il profilo economico, sotto il profilo patrimoniale e sotto il profilo finanziario. Ottimo. Che cosa si intende? Finanziario, lo dice la parola stessa, farò delle analisi sui miei flussi finanziari, sulle mie manifestazioni finanziarie, entrate e uscite. Se io voglio fare un'analisi economica, cioè fatturo tanto, adesso dico un termine poco tecnico, ma spero che fa capire come no. Ok, dunque vado a vedere i miei volumi di fatturato, indipendentemente poi dalle mie manifestazioni finanziarie. Voglio invece vedere com'è patrimonialmente messa la mia struttura o la mia società, farò un'analisi sul mio patrimonio, che può essere, poi vedremo, definito come capitale proprio, come patrimonio netto, ovvero come unione di più voci di bilancio che andranno a caratterizzare quello che io chiamo il cuore di un'azienda, ovvero il suo patrimonio. Dunque, in base a ciò che voglio valutare, io andrò a leggere il bilancio in un certo modo. Ok, ti interrompo un attimo Paolo, però allora immagino che queste chiavi di lettura siano un po' diverse in base alla veste giuridica che ha ciascun, chiamiamolo albergatore, un termine un po' generico, sì. Però questo imprenditore può avere diversi tipi di veste giuridiche, e immagino che siano diverse tra loro? Assolutamente sì, soprattutto nell'ambito turistico e italiano, se noi ci fermiamo nella disciplina ovviamente nazionale, io posso avere una struttura ricettiva o comunque sia un albergo, un hotel, un bed and breakfast o quello che sia, sotto diverse forme che vanno dalla più semplice, che può essere una ditta individuale, azienda agricola, ad una società di capitali, che può essere un SRL o addirittura un SPA. Dunque, in base alla mia, chiamiamola così, grandezza, posso avere una veste giuridica diversa, ed ogni veste giuridica implica degli obblighi, adempimenti contabili, fiscali e di bilancio diversi, appunto in base a quale è la forma adottata dall'inizio. Esempio,
Ditta individuale, società semplice o società di persone non sono soggette a bilancio se non per alcuni limiti strutturali, mentre società di capitali hanno l'obbligo di redigere il bilancio inteso come tale, dunque obbligatorio per la società di capitali SRL SPA e per opzione per limiti dimensionali per società di persone, è quel documento composto da uno stato patrimoniale ed un conto economico. Noi Mentre approfondiremo quella... questo caso, penso, no? Questi tre casi, Sì, che SRL, SPA. diciamo che facendo anche una valutazione di quello che può essere un pochino la grandezza delle strutture ricettive in Italia, è la forma più utilizzata, l'SRL. Però per far capire che chi avesse, diciamo, fosse titolare di una ditta individuale, sicuramente avrà di fronte a sé solamente la situazione economica e non quella patrimoniale finanziaria. Molto Ci sono chiaro. degli strumenti, comunque sia, che posso adottare in via autonoma per gestire le mie situazioni finanziarie, anche se non obbligatorie come allegato al bilancio. Quindi adesso concentrandoci, io immagino che la maggior parte dei nostri ascoltatori abbiano probabilmente un SRL, quindi può Sì, essere un'assunzione corretta, magari cerchiamo di approfondire questo argomento e vediamo com'è assolutamente. composto un bilancio, così in linea di massima. Guarda, sì, allora, guarda, l'SRL sicuramente è una società di capitali, perché è consigliabile in alcuni casi adottare la forma di società dei capitali? Perché la società, a differenza dell'imprenditore individuale, la ditta individuale, ha una propria validità giuridica. Se le cose dovessero andare male, e non lo augura nessuno, comunque sia il patrimonio della società interviene prima di quello del socio. Dunque, se Responsabilità io, limitata, appunto, limitata, io imprenditore, infatti, ho la responsabilità limitata alla sola quota che ho apportato all'interno della società. chiaro. Nulla Quindi vieta, possiamo vedere nulla. l'SRL un po' come una corazza che scherma sia i titolari, quindi È uno gli scudo, emettono. è uno scudo, ma è uno scudo ovviamente in tutti i sensi, che mi protegge, ma non è che mi libera da qualsiasi rischio. Perfetto. Allora, il bilancio. Bilancio abbiamo detto che è caratterizzato da due sezioni, che è quella patrimoniale e quella economica. Quella economica è una sezione dove girano i ricavi e i costi del singolo anno, dove andando a sottrarre i costi ai ricavi si avrà un risultato di esercizio chiamato utile o perdita, il quale poi annualmente confluisce nello stato patrimoniale andando a caratterizzare quello che dicevo prima, il patrimonio netto. Dunque, anno 2020 chiudo con 20.000 euro di utile dato da ricavi meno costi. Questi 20.000 euro io li sposto nell'altra sezione, che è quella patrimoniale, che andrà a quantificarsi in delle riserve disponibili per i soci oppure a garanzia di terzi. Dunque, questo ci fa capire come è importante saper leggere soprattutto uno stato patrimoniale. Perché qui è una storia vecchia come il mondo. Qual è delle due sezioni la più importante? Qual è quella che dà, diciamo, maggior evidenza allo stato di salute della mia società? Molti dicono il conto economico, dicono: cioè, se io ho volumi positivi, sicuramente la mia finanza andrà bene, dunque il mio patrimonio sarà sano. Molti dicono invece, se io ho un bel patrimonio o una bella finanza, posso comunque sì aggiustare i miei volumi economici. Di certo, lo stato patrimoniale è una sezione del bilancio che deve essere letta nel modo giusto. Io, beh, sul conto economico, ripeto, ho fatto un piccolo accenno, abbiamo i ricavi, cioè le mie fatture attive, chiamiamole, i miei contributi e quant'altro, ed i miei costi, che poi andremo magari a parlarne nel dettaglio. Sì, Io ti interrompo mi... perché allora praticamente questo è molto interessante. Io tendenzialmente quando apro i bilanci delle mie aziende, quello che vado a vedere mi salta subito all'occhio la parte del conto economico perché mi permette di capire in qualche modo quello che è le fatture che sto emettendo, il trend dell'anno di come sta andando. E se, cercando di seguire quello che è un approccio data-driven, per usare un parolone grosso che adesso si utilizza molto, noi vogliamo spiegare ai nostri albergatori come poter gestire la loro strategia di vendita e anche come fare il loro prezzo analizzando quelli che sono i loro costi, perché spesso la gente lavora di pancia oppure addirittura scopiazzando gli altri piuttosto che analizzare quelli che sono i numeri effettivi. E quindi volevamo chiedere il tuo aiuto, Paolo, proprio per capire se il conto economico è il posto giusto dove poter andare a vedere questi numeri. No, sicuramente va fatta la distinzione che probabilmente è scontata, cioè la differenza,
tra conto economico e stato patrimoniale è confluibile nella differenza fra costo e uscita, fra ricavo ed entrata, cioè tra manifestazione economica, dunque quella di ricavi e costi, da quella finanziaria, entrate e uscite. Io non vorrei, ma so che non sarà così, che qualcuno confondi o comunque sia ritenga uguali le due definizioni, cioè se io acquisto, il mio acquisto deve essere valutato in due modalità diverse, impatto economico ed impatto finanziario. Faccio un esempio banalissimo. Io oggi stipulo un'assicurazione con validità annuale, la pago oggi, ma il servizio che io totalmente pago oggi mi copre 12 mesi dell'anno. Dunque io ho una manifestazione finanziaria oggi, ma economica spalmata. Dunque, saper leggere costi e uscite è molto, la differenza tra costi e uscite è molto importante. È interessante, quindi possiamo approfondire anche il discorso dei costi e dei ricavi, se sei d'accordo. Assolutamente. Sì, guarda, il costo ovviamente non lo sto a definire perché non è altro che ovviamente la quantificazione di un investimento. Il costo però può essere fisso e può essere variabile, nel senso il mio costo è fisso quando non varia al variare dei volumi che io vado a produrre. Ad esempio, un costo fisso potrebbe essere il costo per la manutenzione ordinaria dell'ascensore a 100 euro il mese, indipendentemente se io avrò come clienti 1 o 100 persone. Il costo variabile invece è quel costo che varia al variare della clientela che io avrò, dunque dei volumi che andrò ad avere. Esempio, l'acquisto del cibo, l'acquisto delle bevande, il consumo delle utenze. Perciò la grande bravura è già saper distinguere queste due voci. Infatti i bilanci molte volte si riclassificano in base alla tipologia di costo, tra fissi e variabili, I due macro perché blocchi. io imprenditore devo sapere che avrò certi costi, comunque vadano le cose. O ho 100 clienti o zero, io quei costi li ho. Un'azienda si ritiene rigida quando i costi fissi sono superiori a quelli variabili. Un'azienda si considera flessibile quando il costo variabile, cioè quello che mi varia in base ai miei volumi, okay, di servizio, al variare appunto degli stessi. Che Dunque, quindi se è io direttamente proporzionale, è meglio, immagino, no? Essere più flessibili. è meglio avere più costi variabili che fissi, è ovvio. Cioè, Certo. dunque, ripeto, la bravura dell'imprenditore è ridurre all'osso i costi fissi. Prima di tutto, indipendentemente poi se avrà volumi esorbitanti o meno. Però è anche vero che lo stesso costo fisso, lo stesso costo variabile può a sua volta essere anche diretto ed indiretto. Costo diretto qual è? Il costo diretto è quello che io sostengo direttamente al volume che produco. Esempio, un costo diretto può essere il costo per il mio personale, può essere il costo per l'acquisto di un mobilio, per il cibo. Il costo indiretto invece è quello che non partecipa direttamente alla prestazione che io vado a fornire. Può essere ad esempio il commercialista, è un costo indiretto. Però Sempre io troppo caro, tra l'altro. assolutamente sì, confermo. Perciò io devo, per trovare quello che tu ovviamente hai sottolineato, il mio prezzo minimo, io devo unire tutte queste tipologie di costo, saperle leggere, per poi dire ok, io dall'unione di tutti questi costi spendo X, da quell'X in poi è tutto guadagno. Questo per dire cosa? Che poi il prezzo di vendita che io andrò a esporre può, diciamo, essere deciso in base a due scelte. La prima è quella dell'obiettivo che io voglio, cioè voglio avere un guadagno pari al 20% dei costi che ho, cioè maggiore del 20% dei costi che La ho. mia marginalità, Dunque, quindi. perfetto. Dunque, una volta stabilito quant'è il costo totale, perché non è altro che costi fissi più variabili, eccetera, il mio costo totale, quello è il mio margine minimo, stabilito quello, io potrò fare il prezzo finale. Oppure, come dicevi tu, ci sono molti imprenditori che decidono, oppure sono obbligati a fare un costo in base ad altri fattori indiretti, come ad esempio la concorrenza. Quindi andare a vedere questi costi, è corretto andare a analizzare il conto economico io apro il mio bilancio, vado a vedere il conto economico, lì ritrovo queste informazioni. Sì, è ovvio. Allora, il conto economico è strutturato in due, diciamo, subsezioni, chiamiamola.
che sono quelle dei ricavi e dei costi. I ricavi per una struttura alberghiera possono essere tipici o atipici. Il tipico è il prezzo che io faccio per il soggiorno, mentre l'altra sezione, quella contrapposta cosiddetta, è quella dei costi. E lì, ovviamente, io devo avere molta più capacità di lettura, perché ci saranno diverse macro categorie di costi, che sono i costi per l'acquisto di materie e materiali, i costi per l'acquisto, chiamiamolo così, di servizi, okay, che si differenziano. Io, se acquisto le lenzuola, andranno nella parte di costi di materie. Dopo, la lenzuola è un costo fisso, un costo variabile, è un'analisi successiva. Cioè, di bilancio io ho il costo per materie, il costo per servizio, che può essere, ad esempio, Slope. non lo so, slope, il pagamento di chi mi fa la navetta per portare i miei clienti all'aeroporto, può essere ovviamente il commercialista, può essere tutti questi costi, comunque sia a fronte di un servizio, non di un acquisto di un bene. Poi ci sono i costi per l'utilizzo di beni di terzi, dunque io avrò l'affitto che pago per la mia struttura, poi ci sono i costi cosiddetti ammortamenti e poi ci sono i costi residuali che sono quelli finanziari, commissioni bancarie, oneri bancari, TASI, IMU e quant'altro, che non sono di poca importanza, ma sicuramente su un volume di 100 avranno un impatto di 2, di 3, di 4, ok? Dunque diciamo che sono abbastanza residuali, non è lì che vai a prendere scelte. Dunque già sapere che io devo andare a leggere la sezione costi in base a dove voglio minimizzarli o analizzarli è molto. Voglio migliorare, voglio trovare un fornitore più competitivo per quanto riguarda l'acquisto delle famose lenzuola. So che io devo andare a cercare nella prima sezione dei costi, dove ci sono i costi per l'acquisto di materie. Voglio migliorare il costo del commercialista, vado nella famosa B7 costi per servizi. Dunque, già saper identificare le micro aree della sezione costi del conto economico è importante per poter poi fare delle analisi e delle scelte Però strategiche. capire se è un costo fisso o un costo variabile è un'interpretazione che devo dare io, Assolutamente. quindi Non è, non me lo non fa il si legge dal bilancio. bilancio, infatti dicevamo prima che sono nozioni prettamente economiche. Io ho un bilancio che è dato da dei costi suddivisi per legge in categorie, materie, servizi, eccetera. Poi io, imprenditore, sono tale se riesco a saperli leggere in un'ottica diversa, dunque Certo. riclassificarli per costi fissi, per costi variabili. Quindi Ok? qui subentra l'interpolazione tra il dataset che ho all'interno di un bilancio e quello che ho all'interno del mio gestionale, perché se vedo che in Sì. agosto ho speso 50.000 euro di energia elettrica e avevo l'hotel al 95% tasso di occupazione, posso farmi un calcolo a ritroso per capire quanto incide di energia elettrica una camera, immagino. Un calcolo Sì. che all'interno del bilancio io non so qual era il mio tasso di occupazione e non c'ho, quindi devo in qualche modo incrociare questi dati sempre con l'obiettivo di tirarmi fuori il costo della camera vuota e della camera piena. Quindi, tuttavia, è Guarda, una ricetta che va dimmi, fatta a scusa. mano, quindi immagino, non c'è un documento che mi Sì, aiuta. non c'è, guarda, nemmeno il bilancio presentato in Camera di Commercio è il documento ufficiale da queste informazioni, però è oggettivo il concetto che se io ho uno strumento informatico a supporto è meglio, perché oggi ci sono strumenti informatici che mi danno questo supporto, cioè che riescono a estrapolare i dati di bilancio e sapermeli riclassificare in base alle esigenze che ho. Ora magari parliamo di una cosa che l'imprenditore difficilmente fa, però può chiedere di farlo, e questo è il concetto. Infatti questo, no? Sedersi accanto al proprio commercialista, quindi affidarsi a un professionista che è in grado, insieme all'albergatore, che conosce il dominio, che conosce quello che è successo, che conosce la dinamica della stagione, come sta andando, capire appunto, tirare fuori queste metriche. Io penso che il motivo principale per cui la maggior parte degli albergatori non fa queste analisi è perché non c'è una bacchetta magica che ti permette di tirare fuori questi numeri. Ed è No. per questo che oggi abbiamo fatto questa puntata per sensibilizzare un po' gli albergatori e fargli capire che non bisogna solo basarsi sui prezzi dei competitor per fare il proprio prezzo, perché sarebbe veramente una scelta miope e sicuramente sbagliata, nel bene o nel male, a seconda di che prezzi fanno i nostri competitor e quelli che sono i nostri costi. Quindi io in questa puntata abbiamo messo molta carne al fuoco. Penso che faremo un episodio 2 in cui continueremo a parlare più nel dettaglio di riclassificazione, di costi, fissi, variabili, eccetera, se siete d'accordo, Paolo. Quindi ci possiamo sentire la settimana A prossima disposizione.
e l'approfondiamo ancora di più. Va bene. Grazie a tutti, buon lavoro. Buon lavoro a tutti.